Se volete acquistare crediti o account con FIFA Points a prezzi davvero bassi, potete andare su golda.com e con il codice JUSTICE avrete un piccolo sconto. Link in descrizione. Buona prima ragazzi, qui di Assisa e siamo tornati in questo nuovissimo video. Dopo il Games Week, è stata veramente una ficata, torniamo con le Squad Building Challenge, perché mentre ero appunto a Milano è uscita la challenge per vincere Son Player of the Month, che ha delle statistiche veramente assurde: 88 velocità, 88 dribbling, 87 tiro, 76 passaggio, che con le KMC Style potrebbero diventare un qualcosa di illegale. Comunque, prima di iniziare lasciate ovviamente un bel mi piace. Sono tre squadre, tutte abbastanza economiche, e ve le faccio vedere subito, perché io ovviamente già l'ho fatta per risparmiare tempo. La prima, bisogna fare una rosa della, semplicemente della Premier League, con un giocatore di Tottenham minimo 1, valutazione squadra complessiva minimo 82, quindi purtroppo ci devono essere giocatori abbastanza alti di over. Infatti, come vedete, i miei sono tutti 80, 81, 82. Intesa squadra 100 e giocatori 11. Questa è la squadra che ho fatto io, è abbastanza economica. Sicuramente potrete fare qualcosa di più economico, ma l'ho fatta veramente in modo veloce con i giocatori che avevo nel club. Questa è la squadra, non è niente di che, non ho l'esterno sinistro perché sono tutti costosi gli esterni sinistri, ho messo un CDC a caso, tanto comunque l'intesa ce l'ho a 100. E quindi questa è veramente molto facile, ci dà due pacchetti giocatori Euro Premium, quindi volendo potete fare anche solamente questa e prendermi due pacchetti che sono comunque degli ottimi pacchetti, insomma. Andiamo ovviamente a confermarla e abbiamo fatto la prima sfida. Ok, la seconda è quella un po' più rognosa probabilmente, perché non a livello di difficoltà ovviamente, perché tutta devi fare una rosa coreana, Corea del Sud, però questi giocatori costano veramente tanto al momento. Io ce l'avevo tutti nel club, manco uno ne ho comprato, e ce ne ho ancora altri. Vi faccio vedere effettivamente quanto costano questi giocatori. Guardate adesso quanto cazzo costano, cioè qualcosa di illegale in questo momento. Infatti adesso questi me li venderò, vedete questo 5.000, io me lo vendo subito perché tanto non lo userei mai nella mia vita, e quindi me lo vendo. Lidongok pure costerà sicuramente 4-5.000 crediti, stessa cosa, 4.000 crediti. E questo argentone, guardate adesso, vuol dire non costa un cazzo. Non costerà un cazzo, e invece costa un macello di crediti, addirittura più degli altri. Quindi poi mi venderò anche i bronzini, mi farò un botto di crediti, quindi alla fine non ho speso niente per fare queste tre challenge. Comunque questa è semplicemente una rosa coreana, Corea del Sud. Anche qui non avevo l'esterno sinistro, ho messo un COC, però niente di che, è veramente facile. Deve essere valutazione minimo 70, quindi potete usare molti bronzini, questa è l'unica cosa positiva. Andiamo ovviamente a confermare anche questa qui. L'ultima è quella effettivamente un po' più difficile, perché sono 11 nazionalità. Ve la faccio vedere, sono 11 nazionalità e ci deve essere per forza un giocatore della squadra della settimana. Io ho preso Tadic perché ho fatto la parte di sopra, diciamo dal centrocampo in poi, della BPL e sotto della Lega Russa, che ha molte nazionalità, quindi è stato abbastanza semplice. Quindi se volete potete copiarla tranquillamente. Ho usato ovviamente 11 nazionalità perché ci devono essere 11 nazionalità, quindi ogni giocatore deve avere una nazionalità diversa. E valutazione squadra minimo 78, ci rientro alla perfezione, intesa 100, e basta, questo è. Purtroppo ho dovuto prendere Tadic, ho preso lui, ma sicuramente potete trovare qualche if che costa 10k e adattarlo alla vostra squadra. Io ho preso lui perché avevo fatto già tutta la rosa, mancava solo l'if, e ho preso lui a 19.000, ma sinceramente sti cazzi. E niente, andiamo a confermarla, questo ci dà un premio abbastanza brutto, alla fine quella che dava i premi migliori è stata la prima. Però andiamo a confermare, ci vendiamo il nostro Son, signori, il nostro Son Player of the Month, veramente spettacolare. Eccolo qua, statistiche devastanti. Abbiamo fatto quindi sia Sterling Player of the Month, sia Barry lo speciale per le 600 presenze, e sia Son Player of the Month, signori. Li abbiamo fatti tutti finora, quindi tanta roba. L'unica pecca è che purtroppo non ha le 4 stelle skill, ma ha 5 stelle piede debole, che è veramente una bestia. Quindi lo mandiamo a club immediatamente, lo mandiamo al club. E adesso andiamo anche ad aprirci un bel po' di pacchetti che sono abbastanza buoni, quindi lasciate ovviamente un bel mi piace. Stasera alle 19 uscirà un altro video specialissimo, mi raccomando, quindi tutti presenti, non faccio mai uscire due video al giorno, però stasera alle 19 circa, 19.05, quello che sia, esce un video veramente spettacolare, mi raccomando. Allora, iniziamo ovviamente dal pacchetto Oro Premium, andiamo ad aprirlo e speriamo di sculare, anche se la vedo abbastanza dura. È ovviamente giocatore non raro, grande così, dato, vai, pacchetto giocatori oro, pacchetto giocatori oro, magari a trovare Ronaldo, troviamo invece Debussy, non so neanche se ce l'ho, non ce l'ho, lo mando al club, anzi, guardate qua che culo,
Perché è l'unico che non costa niente? Vabbè, lo mandiamo comunque in vendita al Corea del Sud. Vai, vai adesso, andiamo ad aprire. Martial, il primo è Martial. Vai così, chi sei? CC è buono. Schweinsteiger, buono, onesto, onesto. Schweinsteiger va abbastanza bene, va abbastanza bene. Ovviamente non è il top, però va abbastanza bene. Non me lo conservo perché non lo userei mai. Quanto costa? 4.000, vabbè, un pacchetto regalato, ci posso stare tranquillamente. Non c'è problema. Rode quanto vale? Rode qualcosa dovrebbe valere perché ha delle statistiche. Niente male. Niente male in cazzo. Vabbè, scartiamo tutti. Scartiamo tutti. Non è un problema. Non è un problema. Anche perché ne abbiamo un altro con Eden Hazard in copertina, signori. Eccolo qua. C'è il walkout. C'è il walkout. Avete visto? L'avete visto? L'avete visto, regà? Il lag. Attenzione. Chi è? Chi sei? Sanchez. Sanchez, signori. Sanchez. Ma io non ho più parole per il mio culo, raga. Le squad building challenge dovete fare. Le squad building challenge. Ciao Sanchez, perché hai visto che quando ha aperto il pacchetto ha laggato un po'? Stava caricando l'animazione del walkout, signori. Sanchez, incredibile. Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Clip di gioco registrata. Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? 110 circa. 110.000, signori. 110.000. 120.000. 120.000. 120.000, mandiamo subito la foto all'ultimate. Mamma mia, Alexis Sanchez, questa è tanta roba, non so se usarlo sinceramente oppure venderlo. Intanto lo mandiamo alla lista di trasferimenti e poi decidiamo. Mamma mia, signori, che culo, che culo, che culo queste squad building. Royce e Sanchez, praticamente le mie squadre più grandi, insomma, le ho fatte in pacchetti delle squad building challenge. Anzi, vi faccio vedere anche Coleman che ho trovato in un pacchetto, quello là della Super Deluxe che mi regalano ogni settimana. Coleman, signori, che vale circa 60.000. E Sanchez, lasciate un bel mi piace, mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio come sempre per la visione. Vi ricordo stasera alle 19, nuovissimo video devastante. Mi raccomando, non mancate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!